E non poteva mancare oggi alla conclusione di questo giro internazionale femminile del Trentino e dell'Alto Adige colei che si interessa, è la presidente dell'azienda di promozione turistica locale qui della regione, la signora Elda Veronese. Allora, signora, è soddisfatta di questa iniziativa che ha coinvolto tutto il vostro territorio? Sì, un'iniziativa molto importante. La nostra mission come azienda per il turismo Trento, Montebondone e Valle dei Laghi è proprio quella di promuovere la vacanza in bicicletta, e non c'è modo migliore con un giro così importante, con una presenza così importante nella Valle di Cavedine per raggiungere questo scopo. È un modo per far conoscere questi luoghi che hanno una vocazione speciale per gli amanti della bicicletta, e noi siamo proprio interessati a promuovere questi territori e far sì che le persone possano ritornarvi per una vacanza o comunque per scoprire questi interessanti percorsi che oggi sono stati utilizzati per il giro professionistico del Trentino Donne. Seconda semitappa quest'oggi qui al Giro del Trentino, e non è cambiato assolutamente nulla. È stata una tappa particolarmente tattica, di controllo. Le prime quattro in classifica, ristrette in un minuto, si sono appunto, come abbiamo detto, controllate, e poi la vittoria è andata a un'altra olandese. Ma naturalmente, come abbiamo fatto questa mattina, ancora una volta c'è il nostro amico Alberto che ci dà magari degli spunti maggiori. Sì, è cambiato qualcosa, ma veramente poco, perché il dominio Rabobank Rabolive è un po' il tratto distintivo di continuità di questo giro. Ha vinto Talita De Jong, che è compagna di squadra della vincitrice Katarzyna Niewiadoma. Non è una signora nessuno, è un atleta del nord, è un atleta potente, possente, resistente, ed è un atleta che, oltre ad aggiudicarsi la tappa di oggi, veste la maglia azzurra a punti definitiva e quindi porta via, se così possiamo dire, alla compagna di squadra Niewiadoma una delle quattro maglie. Però cambia poco, perché è sempre la Rabolive a dominare questo giro del Trentino, partito ieri nel segno della Niewiadoma, proseguito stamattina con la cronosquadra a vantaggio di questa formazione olandese che ancora una volta oggi pomeriggio lascia il segno. E allora sentiamo le interviste, le due dominatrici, quella della volata, quella della seconda semitappa e della classifica generale, con il contributo, con l'aiuto, la traduzione di un'atleta che si è prestata proprio a questo compito, l'amica Confalonieri. It was a great team today, and what's your comment about your victory today? Yeah, it was a really good team performance the whole yesterday and this morning already, and I could make it to the finish, and they did a great job, and I could win today. È molto soddisfatta del team che l'hanno aiutata, ed è stata molto contenta di aver portato a termine il lavoro delle compagne e di aver colto la vittoria oggi. This was a weekend of preparation to arrive where in this year? Yeah, this race I treat as a preparation for a national championships as well for a Giro, which I'm really looking forward to it. So I feel happy and satisfied that all my preparation went fine, and I'm ready for nationals in Giro now. Questo weekend è servito soprattutto a preparare le prossime gare, tra cui i campionati nazionali e l'avvicinamento al Giro d'Italia, e si sente soddisfatta della sua condizione al momento per i prossimi campionati nazionali. Con questo, Alberto, è veramente tutto. Beh, diamo l'appuntamento intanto ai nostri appassionati seguaci, gli amanti del ciclismo. C'è l'appuntamento prossimo al giovedì su Rai Sport 1 all'interno di Radio Corsa, e poi naturalmente i servizi che noi prepariamo. Grazie anche al contributo tecnico di chi c'è al fianco. Grazie a voi, e state con noi sempre sulle strade del grande ciclismo femminile. Il più bello è questo, l'immagine conclusiva di uno splendido Trentino 2016, e con questa immagine, gentili signore e signori, con il grazie per essere stati con noi, per averci seguito ieri, questa mattina e oggi pomeriggio. Arrivederci all'anno prossimo. Nel nome di Audenzio Tiengo, il prossimo anno sarà la 24esima edizione del Giro del Trentino. Buon proseguimento di domenica e buon ritorno a casa.